Il tempo non ha aiutato per questa manifestazione, c'è comunque una partecipazione di diversi lavoratori per una vertenza che ormai coinvolge non solo Tirreno Power ma anche l'indotto. Sì, una discreta e buona partecipazione, perché comunque al di là dei colleghi che sono venuti in supporto agli esuberi c'è anche la presenza degli operai della Privilege, della cooperativa della Lumiere, la RSU di, chiamiamo la città pulita perché con queste sigle nuove ogni volta è una storia, e la mensa, i lavoratori delle pulizie di Torre Vardali Sud, che anche loro comunque stanno subendo appunto il taglio del personale, quindi in qualche modo anche loro logicamente hanno le loro rivendicazioni. È comunque un appuntamento che noi cercheremo di proporre anche in altre occasioni, perché è importante ribadire il concetto che la convenzione tra Comune ed Enel firmata all'interno di un ministero, alla presenza di tutti i soggetti interessati, deve essere rispettata. Sono passati gli anni, sono state tirate fuori delle scuse che sono assurde e incredibili, perché comunque la convenzione ad oggi si sta ancora rispettando, vedi il discorso dei parchi e dei pullman, quindi in qualche modo comunque le cose che sono state dette 12 anni fa si portano avanti, e tra queste ci deve essere anche il riassorbimento di chi ha vinto un concorso all'Enel venduto a suo tempo da Bersani e D'Alema al privato, all'amico De Benedetti e tutto il resto, che oggi si ritrova a 52-54 anni in mezzo a una strada. È una cosa assurda. La strada che chiede l'UGL di continuare a percorrere quindi è quella del dialogo con il Ministero per lo Sviluppo Economico. Il Ministero è arbitro di questa vicenda, il Ministero si deve attivare al più presto affinché appunto si riesca a riunire a un tavolo Enel, Comune, Tirreno Power, organizzazioni sindacali e chi più ne ha chi ne mette, tutti quelli che hanno firmato a suo tempo l'accordo, per decidere effettivamente cosa fare con questi lavoratori, perché comunque sono lavoratori che non rientreranno più in Tirreno Power, ripeto, 50 anni di media, 30 anni di anzianità, 15 anni dalla pensione, e anche se hanno preso una buona uscita perché hanno firmato un accordo di licenziamento che sono stati costretti a firmare, però poi logicamente non hanno comunque un'aspettativa di vita, mentre invece a livello professionale potrebbero essere impiegati all'interno della centrale Torre Vardaria Nord o comunque in aziende elettriche intorno qui, diciamo, nel territorio.